Eccoci alla scoperta dei vari candidati al Consiglio regionale pugliese. Cerchiamo di conoscerli anche proprio nella loro vita non strettamente politica, nella vita professionale ad esempio. Siamo con l'avvocato Giacomo Conserva, che è candidato alla Regione con la Lega a sostegno del candidato presidente della coalizione di centrodestra Raffaele Fitto. E allora, avvocato Conserva, si presenti. L'avvocato Conserva è, diciamo, chiaramente faccio il professionista ormai da 20 anni, con studio in Martina, sono specializzato fondamentalmente sulle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali. Ho uno studio con dei vari collaboratori che colgo l'occasione di ringraziare in questo periodo di campagna elettorale, stanno tenendo lo studio alla grande da soli e quindi ringrazio prima di tutto loro che mi stanno dando un grande contributo e aiuto. Quindi sono padre di un bambino, sono sposato con Stefania, mia moglie chiaramente, e in politica entro nel 2012 al Consiglio Comunale. Risulto essere nel PDL il terzo più suffragato di Martina, sempre all'opposizione mi ricandido nel 2017 e risulto essere il più suffragato del centrodestra. Quindi vita politica dedicata esclusivamente diciamo alla opposizione ad oggi. Poi il passaggio alla Lega e ora la candidatura in Consiglio regionale. Cosa l'ha colpita della Lega? In positivo ovviamente. Sì, fondamentalmente il progetto Lega è il progetto, diciamo, che mi ha affascinato in maniera importante nel 2019. Primavera 2019 avemmo contatti con i leader regionali, con il mio gruppo consigliaro rappresentato da Pino Pulito, Mauro Bello e Pasqua D'Ignazio, il secondo gruppo consigliare, diciamo, più nutrito in consiglio comunale qui a Martina. E ci fu, diciamo, questo incontro e di lì è partito, diciamo, il nostro percorso programmatico con la Lega. Di lì fui nominato nell'ottobre scorso quale coordinatore provinciale del partito e con l'ausilio dell'onorevole Gianfranco Chiarelli abbiamo fatto un grandissimo lavoro e sotto gli occhi di tutti, facendo aderire circa una trentina di amministratori in tutta la provincia di Taranto. Quello che fondamentalmente mi colpisce e mi colpì lo tempo della Lega è che affronta tematiche importanti, quale prima di tutto la sicurezza, il problema della violenza sulle donne, chiaramente focalizza la propria attenzione su quello che è il concetto di famiglia formato da un papà e di una mamma, sulla identità nazionale, sulla libertà di mercato e chiaramente noi prima ancora che entrassimo in Lega abbiamo partecipato a varie riunioni anche a livello nazionale e fui colpito particolarmente dalle regioni che oggi vengono governate da governatori appunto dalla Lega tipo Zaia. Regioni obiettivamente sono sotto gli occhi di tutti, ricche, dove vi è, diciamo, una scelta, una programmazione su tutto quello che deve essere l'excursus, diciamo, territoriale che una regione necessita a che vada avanti.